Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. In questo episodio, ragazzi, vediamo di rubare un paio di tecniche a Frank Brennan, un noto campione nell'ambito del karate Shotokan dei tempi che furono, per intenderci dei tempi in cui il KO era contemplato. Certo, non c'era un combattimento di tipo continuato, ad ogni tecnica data a segno si interrompeva appunto il match per poi riprendere subito dopo, però quel singolo colpo veniva tirato alla massima potenza. Se te lo beccavi in faccia, il problema era tuo, e quindi anche se andavi giù KO, vinceva l'avversario in quanto tecnica pulita ed efficace. Brennan è noto per i suoi colpi velocissimi tirati in multilivello, ti poteva arrivare una spazzata sotto per poi arrivare un calcio sopra in faccia, pugni alla pancia, di nuovo sopra, sotto, non ti faceva capire niente insomma. Ed era specializzato, che poi sono le tecniche che vedremo, che studieremo adesso, nella spazzata bassa e nel kisame d'incontro. In queste due cose in particolare era veramente mostruoso. Di fatto parliamo di un campione di questa disciplina, ma è inutile dilungarsi oltre, vi mando una clip per farvi rendere conto un po' di come si muoveva. Vai! Ragazzi, come abbiamo visto, parliamo di un atleta velocissimo ed eccezionalmente preciso. Ora noi ci concentreremo in particolare sulla spazzata, appunto, e sul kisame di anticipo, indietreggiando per poi anticipare il nostro avversario. Quindi, via con la nuova clip.
marziali, questo era tutto, spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile nei vostri allenamenti. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio, mi raccomando fatemi sapere la vostra, se avete da dire qualcosa fra i commenti, vi leggerò con piacere. Detto ciò non mi resta che salutarvi, ciao!